E anche oggi si torna a parlare di notizie, anche se siamo entrati ormai nell'ultimo spicchio di stagione, esoneri, notizie da registrare anche diciamo all'estero, quindi io partirei subito perché l'Ancona, che sta faticando molto nell'ultimo periodo, ha deciso di esonerare mister Colavitto dopo prestazioni e risultati assolutamente insoddisfacenti, squadra in zona play-out nel girone P, e ovviamente c'è tutta l'intenzione di voler uscirne il prima possibile, perché è una piazza come Ancona che tra l'altro ha come proprietà un certo Tiong, che è una proprietà molto forte, ambisce a molto di più che un play-out, quindi c'è tutta l'intenzione di voler, diciamo, risalire la china. Tra l'altro, oltre alla separazione con mister Colavitto, si è dimesso anche il direttore Micciola, che tra l'altro è andato in conferenza, ha parlato di una squadra che non stava ovviamente soddisfacendo e quindi aveva rassegnato anche egli le proprie dimissioni, quindi vedremo anche nella figura di direttore sportivo che arriverà. Nel frattempo il nuovo tecnico è mister Boscaglia, tecnico di grande esperienza tra Serie C e Serie B, pronto ad accettare questa sfida per comunque risalire la china e permettere a una squadra come Ancona, come l'Ancona, di migliorare una posizione di classifica, ripeto, assolutamente anche inaspettata, perché quest'anno penso che le ambizioni fossero quantomeno di arrivare ai playoff. E invece la situazione è delicatissima. Contratto fino a fine anno, opzione di rinnovo in caso di salvezza. Quindi dovesse, diciamo, Boscaglia salvare la squadra, poi rinnoverà. Cambia anche il Renate, altra squadra in enorme difficoltà, questa volta nel girone A. Altra squadra che negli ultimi anni ha sempre fatto i playoff ad altissimi livelli, quest'anno si ritrova a metà classifica e deve stare molto attenta alle spalle. È vero che mancano pochi punti alla salvezza, non dico matematica, ma comunque alla salvezza, però risultati recenti diciamo molto troppo altalenanti, e quindi è arrivata la separazione con mister Colombo, che era arrivato in corsa. Al suo posto era integrato Pavanel, che tra l'altro, se non erro, ha un contratto fino al 2025, adesso ve lo vado comunque a confermare, perché era già stato contrattualizzato dal Renate negli scorsi mesi fino al 2025, quindi rientra in corsa per terminare quest'anno il lavoro, ma chissà poi anche per ripartire il prossimo anno, sempre che riesca ad ottenere la salvezza, comunque cosa non scontatissima. Dopo la separazione con Streich, il Friburgo ha annunciato che l'anno prossimo siederà sulla panchina della prima squadra Julian Schuster, che già è presente nello staff societario da diverso tempo, figura comunque giovane, perché lui da giocatore ha giocato al Friburgo, ma a livello di allenatore non ha avuto per ora grandi esperienze. Ripartirà dall'anno prossimo, dopo che lascerà una bandiera come Streich, e si riparte con un'altra bandiera che però, diciamo, l'è stata più da calciatore, ecco. Adesso da allenatore dovrà dimostrare veramente, veramente tanto. Detto ciò, io andrei in Serie D, perché il Fanfulla ha cambiato ufficialmente allenatore, è arrivato l'esonero con mister Albertini. Parliamo di una delle tante realtà in difficoltà in Serie D negli ultimi tempi, che sta cercando di rimettere tutto in sesto nelle ultime settimane per poter quantomeno migliorare la situazione. Vi ricordo che il Fanfulla nel girone D è settimo in classifica a 41 punti, ma con un distacco importante dal playoff. Infatti il Lentigione quinto è a 49, e 8 punti con poche gare al termine sono tanti da recuperare. Credo anche in ottica magari prossima stagione mister Albertini viene esonerato, al suo posto è stato annunciato mister Fabio Andolfo, tra le altre anche ex Pavia e Provigevano. Riparte così dal Fanfulla per cercare di rilanciare la squadra, chiudere al meglio la stagione e chissà magari poi ripartire anche l'anno prossimo. Altra realtà che cambia è il Legnano, un Legnano che in realtà sta vivendo anche un restyling, se vogliamo, societario, perché vi ricordo che si è insediato l'imprenditore Enea
Benedetto, che ha fatto un po' il bello e il cattivo tempo ad Alessandria negli scorsi mesi, ha comunque acquisito il Legnano e ha deciso di esonerare Mister Liguori, un Legnano che attualmente non sta vivendo una stagione così semplice. Sono infatti quartultimi a 30 punti nel girone B. Credo ormai la squadra sia condannata ad un play out, a meno che non le vinca tutte negli ultimi tempi, però ecco, il play out sarà da affrontare al massimo delle possibilità, anche perché Benedetto non credo che abbia acquistato per poi ripartire dall'eccellenza. Come detto, è esonerato Mister Liguori, al suo posto rientra in corsa Zattarin, che già conosce l'ambiente, già è stato negli ultimi mesi alla guida di questo Legnano, e quindi sarà lui che dovrà portare a termine il lavoro, un lavoro comunque non certamente così semplice. Tra l'altro vi ricordo che, parlando di restyling societario, il presidente Benedetto ha anche annunciato l'ingresso di Salvatore Soviero, che conosciamo bene come calciatore, ha un passato anche come, diciamo, calciatore di un certo livello tra Genoa e Salernitana, e adesso entra nell'organigramma societario come coordinatore tecnico sportivo per dare una mano alla risalita del club con questo nuovo progetto guidato, capitanato da Benedetto. Andiamo in casa Bitonto, altra società che sta attraversando un momento non semplice. Questa volta parliamo di girone H di Serie D, squadra attualmente penultima in classifica, con il playout tutto da centrare, un finale di stagione che sarà infuocato. È stato infatti esonerato Mister Santoruvo, che era arrivato, se non erro, in corsa per, diciamo, permettere alla squadra di risalire un po' la china. Così non è stato, risultati non soddisfacenti, e la società a questo punto affida tutto, perché tutto viene affidato al nuovo tecnico Loseto, che in realtà conosce l'ambiente come un po' Zattarin, è un rientro, un reintegro in squadra, e quindi, anche perché non credo che società di questo tipo possano sobbarcarsi 55 contratti di allenatori diversi per, diciamo, chiudere una stagione. Quindi reintegrato Mister Loseto, che dovrà cercare di trarre fuori il massimo da questo gruppo per centrare la salvezza. Andiamo a questo punto in casa San Benedettese, società molto molto ambiziosa, che si trova attualmente seconda nel girone F e che, vi ricordo, ha annunciato l'esonero di Mister Alessandrini. Anche qui credo una scelta legata più che altro al periodo altalenante che sta affrontando la squadra. Infatti tante vittorie sì, ma troppi pareggi, qualche sconfitta e una vetta nel girone F che si sta allontanando. È infatti primo il Campobasso con 5 punti di vantaggio, e credo che la società abbia deciso di far fuori il mister anche per dare una scossa quantomeno al gruppo squadra, ai calciatori, per rientrare in corsa. Non sarà semplice, perché c'è anche l'Aquila, tra l'altro di Ghirelli, che conosciamo bene come diciamo ex presidente della Lega di C, e quindi sarà una corsa veramente all'ultimo sangue in quest'ultimo scorcio di stagione nel girone F. E la San Benedettese si affida a Mister Lauro, che anche qui conosce bene l'ambiente, ha già allenato a San Benedetto e dovrà cercare di trarre fuori il massimo. Andiamo in casa Modena, perché rinnova Mister Mandelli, tecnico della Primavera, che sta facendo molto molto bene negli ultimi tempi. Rinnovo tra l'altro anche molto molto importante, perché vi ricordo che ha firmato fino al 2027, quindi fino al 2027 vuol dire 4 anni. Un Modena che sta facendo benissimo nel campionato di Primavera 3, girone A, è primo in classifica, non basta, perché comunque deve vincere i playoff. In Primavera 3 vi ricordo che seppur arrivi primo, comunque devi vincere i playoff, arrivi sì a giocarti le fasi finalissime del post season, ma comunque devi vincere i playoff. Per ora sta facendo un grandissimo lavoro e quindi la società lo ha voluto così premiare. Andiamo a questo punto in casa Eibar, ci spostiamo in seconda divisione spagnola,
perché è arrivato il rinnovo con Mister Eibar Reco fino al 2025, quindi anche per la prossima annata un Eibar assolutamente in corsa per la promozione. Vi ricordo attualmente quarto in classifica a 52 punti, a 7 punti dal primo posto occupato dal Leganés, che ha messo una bella freccia per arrivare primo. Mancano ancora tante partite perché in Liga 2 sono 22 squadre, quindi ancora mancano diverse gare, però ecco, non dovesse arrivare primo l'Eibar se la gioca ai playoff, quindi per dare fiducia anche al lavoro del tecnico arriva questo rinnovo per un campionato comunque tutto da vivere. A questo punto ci spostiamo in casa Atletico Mineiro, perché è arrivata una separazione forse abbastanza inaspettata. Vi ricordo che la stagione in Brasile, la stagione regolare quantomeno, non è ancora iniziata, ci sono i vari campionati regionali, però dopo diversi mesi ormai alla guida del club arriva questa notizia un po' inaspettata dell'esonero, della separazione con il tecnico Felipe Scolari, che comunque ha avuto un bilancio non straordinario negli ultimi tempi: 41 partite, 19 vittorie, 10 pareggi, 12 sconfitte, quindi non diciamo eccezionale, però è arrivata questa separazione dopo 9 mesi, un po', ripeto, inaspettata. Al suo posto ha annunciato Gabriel Milito, che è tra l'altro fratello di Diego, che ha allenato anche lo Higgins in Cile, quindi ha già diverse esperienze in Sud America, e riparte così dall'Atletico Mineiro fino al 2025, quindi un contratto fondamentalmente biennale, e dovrà così cercare di rilanciare un po' il club. Già si parlava di comunque diversi nomi per il post Scolari, vedremo se sarà quello di Milito il nome giusto per rilanciare una società comunque ambiziosa. A questo punto parliamo di Belgio, perché è arrivata la separazione dopo un anno e mezzo di Felice Mazzù con lo Charleroi. Allora, quest'anno lo Charleroi non sta certamente incantando in classifica, una squadra di medio-alto livello che non ha ambizioni di vincere il campionato, però ecco, la stagione regolare sta vedendo uno Charleroi nella parte destra di classifica. Ci si aspettava qualcosa in più da un tecnico che comunque ha fatto molto bene all'Anderlecht, in terra belga Mazzù ha fatto ottime cose, però ecco, negli ultimi tempi risultati troppo altalenanti, e quindi la società lo ha voluto così esonerare. Sicuramente una scelta magari non così felicissima da prendere, però era la scelta giusta da fare per poter risanare un po' la situazione. A questo punto, tornando ancora una volta in Spagna, cambia allenatore anche l'FC Andorra, squadra molto romantica, che gioca, vi ricordo, in seconda divisione spagnola, ma che attualmente è ultima in classifica. Anche qui la classifica è cortissima, con 2-3 vittorie ti porti in zona salvezza, quindi diciamo che il tempo per poter salvarsi ancora c'è assolutamente. La società però nel frattempo ha voluto esonerare e far fuori Mister Sarabia, che negli ultimi tempi, ripeto, non è riuscito a dare il proprio imprinting alla squadra, e quindi adesso si punterà su qualcun altro per poter ottenere una salvezza che sarebbe fondamentale per un club comunque in crescita negli ultimi tempi come l'Andorra. A questo punto parliamo di calciomercato e poi dell'ultima notizia che ha fatto molto scalpore. Comunque, calciomercato, perché Bolasi trova ufficialmente squadra. Lui che aveva firmato quel famoso contratto di 2 mesi poi con lo Swansea, se vi ricordate, e adesso ha firmato con il Criciúma, quindi riparte dal Brasile, dalla massima divisione, perché il Criciúma l'anno scorso ha ottenuto la promozione. Esterno classe 1989 che ha firmato quindi con questa realtà, che credo lotterà per la salvezza, un giocatore che può fare sicuramente molto bene in terra brasiliana e chiudere un po' la carriera, perché 34 anni, inizia diciamo avere anche lui la sua età, diciamo. Chi
vorrà sicuramente rilanciarsi in ottica futura è Nemanja Maksimović, centrocampista classe 95. Anche lui inizia ad andare verso l'alba della sua carriera, ancora diversi anni che può giocare sicuramente al top. E dopo ormai un periodo molto lungo al Getafe in Spagna, è pronto a ripartire dal Panathinaikos. Infatti, dal 1 luglio sarà del Panathinaikos, visto che va in scadenza di contratto. Il Panathinaikos lo prende a zero, un ottimo centrocampista. In Spagna ha sempre fatto molto bene. Il Panathinaikos si muove prima e fa un grande colpo. Squadra che sta rinforzandosi tantissimo, se la sta lottando ad alti livelli in ambito europeo, in ambito nazionale, e credo che possa veramente dire la sua con un centrocampista che in Grecia può fare veramente la differenza. Parlando di centrocampisti, ci spostiamo a questo punto in America, che è un continente da tenere sott'occhio anche in termini di mercato, visto che il mercato statunitense è ancora attivo, sia in entrata che in uscita. E quindi ci sono diverse operazioni da sottolineare. La prima riguarda Marco Angulo, classe 2002, centrocampista che lascia Cincinnati in prestito per firmare con l'LDU Quito, formazione ecuadoregna. Quindi lui torna in patria per questa stagione in prestito con la volontà sicuramente di volersi rilanciare e tornare poi al Cincinnati per giocarsi il posto, evidentemente. Questa stagione per lui non c'era molto spazio. Daniel Rios, attaccante messicano classe 95, ha firmato con l'Atlanta United, arriva dal Chivas in prestito secco. Il Chivas è una delle principali squadre messicane, attaccante che ha sempre fatto comunque abbastanza bene. Ha tra l'altro avuto una carriera molto lunga in Messico, poi diverse realtà in MLS, Nashville, Charlotte, e adesso riparte dall'Atlanta United per cercare di dimostrare il suo valore. Ci spostiamo brevemente in realtà in casa Aachen, quindi andiamo in Svezia, perché è arrivato ufficialmente Lindberg, nuovo rinforzo per l'Aachen che l'anno scorso ha fatto l'Europa, quindi credo voglia sicuramente confermarsi ad altissimi livelli, una delle principali realtà del campionato. Vi ricordo centrocampista classe 1999 che è arrivato ormai da qualche settimana dopo l'esperienza con il Gais, sempre in Svezia ma nelle divisioni inferiori. Ha firmato fino al 2027, giocatore su cui la società punta e che credo possa dare un buon contributo. Andiamo a questo punto in casa Slavia Praga perché è arrivato Zima dal Torino, operazione che risale a diversi mesi fa al mercato invernale, ma che non ho mai commentato, quindi la commento in questa sede. Difensore classe 2000, che tra l'altro è anche nel giro della nazionale ceca, un buon difensore centrale. Diciamo che in Italia ha sempre giocato, non giocato, è stato un po' un oggetto misterioso. Zima alla fine riparte dallo Slavia Praga, che lo paga comunque 4 milioni di euro. Contratto fino al 2028 e vorrà rilanciarsi in una realtà importante perché lo Slavia mira alla vittoria del campionato, mira a giocare ad alti livelli anche in ambito europeo, quindi sicuramente sarà un momento importante per il suo rilancio. A questo punto ci spostiamo ancora una volta in MLS, doppio colpo per la prossima stagione del San Diego FC. Vi ricordo che il San Diego l'anno prossimo parteciperà al campionato di MLS, perché in MLS è un pochino strano, è un campionato a inviti fondamentalmente, diciamo così, però comunque è concretamente un campionato dove si può richiedere di entrare, ma per poter entrare servono pratiche burocratiche e anche un certo budget per poter proprio entrare nel campionato di un certo tipo. Il San Diego potrà entrare dal 2025 e già ha piazzato i primi colpi di calciomercato, che tra l'altro uno è un giocatore già di proprietà, ovvero Ferre, portiere che attualmente è in prestito all'Orange County, quindi nella seconda divisione statunitense, vi ricordo classe 2006, giovanissimo, che è nel giro anche delle nazionali giovanili statunitensi.
e che sarà comunque poi a disposizione l'anno prossimo, visto che, ripeto, è comunque di proprietà. E nel frattempo ha preso anche due giocatori top dal Nordsjælland, due ottimi colpi: Ingvartsen, attaccante classe 96, che ha un passato anche in Bundesliga all'Augsburg e che può fare molto molto bene in MLS, ha firmato, vi ricordo, fino al 2027 più opzione per i successivi due anni, quindi fino al 2029. E a centrocampo, sempre dal Nordsjælland, è arrivato Zverkov, che è un classe 93, giocatore top in Danimarca in quel ruolo, uno dei migliori, l'ho visto giocare mille volte, ottimo calciatore, completo, secondo me con i ritmi dell'MLS può fare veramente la differenza. Lui è firmato fino al 2026, quindi per i successivi, diciamo, due anni rispetto a quando poi si unirà concretamente al San Diego, ovvero nel 2025, quindi dalla prossima stagione. Stanno cercando di iniziare a preparare un po' la squadra, perché giustamente poi si affronterà un campionato che credo sarà ancora più cresciuto dalla prossima stagione. Già l'MLS sta crescendo piano piano, quindi l'anno prossimo sarà ancora più competitivo. Andiamo in casa Breidablik, tre colpi dall'esterno, società islandese che punta tendenzialmente su islandesi, anche perché di giocatori di altre nazionalità che vanno in Islanda sono pochi, però questi pochi sono arrivati in casa Breidablik, e mi riferisco al danese Obbe Kier, difensore classe 2002, che è arrivato dopo l'esperienza con il Vestur, le isole Faroe. Lui ha giocato anche alla SPAL per qualche mese e ha firmato fino al 2025, difensore che può dare sicuramente un ottimo contributo. Davanti è arrivato Johannesen, che è un trequartista classe 95, tra le altre anche ex Keflavik e Klaksvik. Non è quindi la sua prima esperienza in Islanda e approda in una società comunque importante e ambiziosa come il Breidablik, così come anche l'attaccante norvegese Stokke, che è un classe 90, grande esperienza per lui. Ha firmato dopo l'esperienza con il Kristiansund, una carriera passata in Norvegia, a parte la breve parentesi al Reinders in Danimarca, e ora approda al Breidablik per comunque cercare di credo volersi rilanciare, lui che va per i 34 anni, quindi non più diciamo giovanissimo. E chiudiamo con il caso Acerbi, finalmente si chiusa questa parentesi. Finalmente, perché ha creato un polverone incredibile, giustamente. Poi ci sono varie fazioni, chi dice ha ragione uno, ha ragione l'altro. Comunque, il giudice sportivo ha optato per non squalificare Acerbi, c'era il rischio di, diciamo, di fare come precedente Marconi, però quello di Marconi era molto molto più pesante, molto più chiaro, molto più evidente, squalifica che lo ha portato a stare fuori per 10 gare. Al buon Marconi ai tempi di Pisa, quando ancora giocava in Serie B, se non sbaglio il, diciamo, calciatore vittima era Obi, che al tempo era al Chievo, cioè parliamo di veramente 4 anni fa almeno, e adesso Acerbi era entrato nel, diciamo, polverone, nel, diciamo, nello tsunami di accuse di razzismo, ripeto. E il comunicato del giudice sportivo è molto chiaro e credo lasci spazio a poche polemiche, per quanto ovviamente se ne siano create, il Napoli addirittura, e allora il colpevole è Juan Jesus, vabbè, lasciamo stare, veramente cavalcano l'onda, giustamente, chi, cioè, cercano proprio il target di persone che devono andare contro Acerbi, cioè dire allora il colpevole, cioè leggendo il comunicato, ve lo leggo: il comunicato riconosce la gravità del gesto, gravemente discriminatorio, ma spiega che è confinato alle parole di Jesus, con nessun altro supporto probatorio o testimone, né diretto né indiretto. Quindi, non essendoci testimoni, non si raggiunge il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell'offesa recata. Quindi il giudice sportivo sta dicendo: il contenuto di quello che ha detto Acerbi è discriminatorio, ok? Evidentemente c'è discriminazione, non dico che Juan Jesus è il colpevole, sia risultato da solo, ok? Ma essendo che la parola dell'uno contro l'altro, senza testimoni, come si può stabilire chi ha ragione?
uno dice, ma a logica One Jesus inventa le cose perché ho capito, ma a logica io posso dire tutto, cioè il problema è quello, non... è qualcosa di chiaro secondo me, cioè qui siamo di fronte all'uno contro l'altro, che poi uno logicamente può avere più ragione dell'altro, vabbè è normale anche quando siamo di fronte a casi di omicidio, che è qualcosa di più grande, l'uno può avere più ragione perché sembra che, però se non c'è la prova concreta non è che puoi condannare uno o scagionare l'altro, capito il discorso? È semplice la situazione, non c'è una prova concreta, non ci sono testimoni di un certo tipo, perché poi i testimoni possono dire anche bugie, non è che i testimoni sono sempre veritieri, quindi cioè non c'è una prova concreta, non ci sono testimoni e allora non si può sanzionare nessuno, purtroppo quello è. Poi il giudice sportivo comunque dice che l'atto comunque è discriminatorio, ma visto che è la parola dell'uno contro l'altro, cioè io giustamente a chi si può dar ragione? Quella è la situazione, cioè prendere una posizione in questo caso sarebbe secondo me anche sbagliato, pur riconoscendo che evidentemente l'atto, le parole di Acerbi sono discriminatorie, ma ripeto, non essendoci altri testimoni all'infuori di One Jesus, diciamo che di fronte a un tribunale potrebbe aver detto anche una menzogna, e voi direte, ma che cosa gli tornava a One Jesus dire una menzogna? Che ne so, però comunque non essendoci prove, che cosa ci puoi fare? Nulla, uno contro l'altro non ha ragione nessuno, punto. È una situazione semplice, ragazzi, cioè io non saprei dove e come si possa polemizzare su una situazione così. Questo è. Comunque, poi voi direte, ma perché allora Acerbi si è scusato? Ho capito, a logica, ha ragione One Jesus, penso che la maggior parte pensi così, ma non essendoci prove definite, prove chiare, non si può comunque condannare nessuno, questo. Io a questo punto mi fermo e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.